Lopeteghi è un nuovo giocatore del Genoa. Noi oggi siamo qui per giocare tutta la sua carriera. Benvenuti signori in un nuovo video, benvenuti in una nuova carriera. Prima di iniziare io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo video e magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedere un altro episodio del genere con un altro calciatore. Quando sto registrando questo video Mbappé non ha ancora cambiato squadra. Speriamo che la cambi presto, così magari ci facciamo il video. Però se avete in mente altri nomi o altri calciatori che hanno cambiato squadra e vi piacerebbe appunto vederli in questa carriera, in questa serie, fatemelo sapere qui sotto con un commento e soprattutto con un mi piace, così capisco che volete altri video del genere. Non perdiamo tempo adesso e iniziamo subito, perché siamo con il Genoa e siamo in Serie A. Dov'è Reteghi? Dove sta? Eccolo qua ragazzi, eccolo qua. Allora non sarà facile perché di solito io queste serie, questi episodi li faccio con giocatori molto giovani che hanno un potenziale straordinario. Reteghi non ha un potenziale straordinario. Sì, è giovane, sì, cresce, però non ha quel potenziale all'Ansu Fati, alla Pedri, alla Bellingham per intenderci. Quindi sarà veramente molto difficile riuscirlo a far arrivare a valori importanti, come ad esempio a 90, 92, 94. Vediamo, noi facciamo il possibile. Cercheremo di restare più tempo possibile nel Genoa, però potremmo anche cambiare squadra nel corso della carriera. Partiamo subito. Allora, questo modulo non mi piace, questo modulo fa veramente vomitare, però questa squadra è costruita su questo modulo. Ci sono degli esterni molto molto interessanti, sia a destra sia a sinistra. C'è Aramu che è un trequartista e qui bisogna fare una bella rivoluzione, eh. Questa squadra fa veramente veramente schifo, con tutto il rispetto ovviamente per i tifosi di Genoa che mi stanno ascoltando, che stanno guardando questo video. Però bisogna essere onesti, bisogna essere sinceri. Non vi preoccupate che trasformeremo questa squadra in un team capace di vincere la Champions League, ve lo prometto. Tra l'altro non abbiamo neanche l'esterno, non abbiamo, porca di quella miseria. Allora facciamo così raga, andiamo subito a vedere il budget. L'ho intravisto prima quando ho scelto la squadra e sono rimasto meravigliato, estrefatto, perché sono 30 milioni, mamma mia, 30 milioni per migliorare questa squadra. Possiamo fare tutto quello che vogliamo noi, non ci sono regole, l'unica regola è costruire la squadra intorno a Reteghi. Primo colpo, voglio prendere signori un attaccante, Brennan Jensen, e lui, non è vero, ha azzeccato, incredibile, è lui per davvero. Eccolo qui, è un giocatore veramente molto molto interessante, gioca nel Nottingham Forest, è una D, ha un potenziale straordinario. E con il bacchettino del cambio ruolo questo qui arriva a 99. Non so se riusciamo a giocare 10 stagioni, perché qui veniamo esonerati da un momento all'altro, lo sapete com'è la carriera su questo gioco. Però secondo me questo è uno che potrebbe veramente raggiungere dei valori straordinari. Non sappiamo niente su di lui, possiamo mettere il portiere come controfacetta che vale 1.400.000. Vediamo cosa ci dicono, che vogliono 12 milioni. Allora provo ad abbassare, abbasso di 2 e metto una clausola sulla rivendita del 25%, che potrebbe essere molto interessante, perché è un giocatore che tra 4-5 anni varrà 200 milioni. Non vogliono la clausola, anzi la vogliono, però hanno chiesto la stessa cifra di prima. E sbaglio, erano 12 anche prima. Vabbè, comunque signori, accettiamo perché la tensione è quasi sul rosso, quindi non voglio rischiare, voglio chiudere il primo acquisto. Johnson è un nuovo giocatore del Genoa. Molto bene, ve lo faccio vedere. Eccolo qui signori, è un 75, è il nostro tridente, direi che mi piace. E quindi confermiamo il reparto offensivo. Abbiamo finito, è un 75 questo qui, ci sta, è buono, ha 25 anni, 77 per Reteghi, 75 per Johnson, ci sta. Adesso come facciamo il centrocampo? Il CDC Frendrup lo confermiamo perché è l'unico decente. Angioletto non mi piace, 25 anni 70. E poi c'è questo qui che è praticamente già in pensione. Abbiamo bisogno quindi di due centrocampisti centrali. Stiamo attenti però a non spendere tutto il budget, quindi cerchiamo anche di abbassare forse un po' il livello dei giocatori che andiamo ad acquistare. Il primo giocatore è Enzuccio, che è da un po' che non prendo signori, eh. Gioca nella Spalma, sta una classe registrata di 12 milioni che non voglio assolutamente pagare, perché si può strappare a una cifra inferiore. Mettiamo come contropartita il portiere, vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono 9 milioni e 6 più clausola sulla rivendita del 19%. Abbasso di 2 milioni e alzo la clausola sulla rivendita al 25.000%. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 9 e 5. Abbasso a 8, vediamo un po', perché qui ogni centesimo è fondamentale. 8 milioni, 9 e 5, affare fatto. Dai, va bene così, affare fatto, pagheremo la somma richiesta. Questo è quello che dice Girardino. Per completare quindi il nostro centrocampo ci serve un altro centrocampista centrale, e voglio andare su Medina. Eccolo qui, Cristian Medina, argentino, e quindi magari avrà anche un'ottima intesa con il nostro Reteghi. Non paghiamo ovviamente la clausola rescissoria, mettiamo come sempre il nostro portiere come contropartita, vediamo un po' che prezzo ci fanno. 11 milioni, mamma mia, costicchia, costicchia. Sono molto cattivo.
cattivi, sono molto pignoli oggi con noi. 9,5 più clausola, 11,2 più clausola. Cioè, ma questi mettono la clausola e poi la cifra la lasciano uguale. Cioè, ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Oh, 10,5 milioni più clausola, va bene così, ragazzi. Va bene così, per 10 milioni ci portiamo a casa il nostro terzo acquisto e secondo centrocampista. Non ci resta a questo punto che mettere titolare a sinistra Medina e a destra il nostro Ensuccio. Eccola qua, ragazzi. Questa è la squadra. Questo, anzi, è il nostro reparto di centrocampo. Adesso scendiamo e occupiamoci della difesa. La situazione qui è veramente critica, anche perché abbiamo speso troppo per prendere i centrocampisti e per prendere il nostro Johnson. Quindi ora il budget è veramente basso. Martinez è in prestito, però almeno per la prima stagione possiamo comunque utilizzarlo. Abbiamo Vasquez, che è molto molto importante. Dragusin, che è in prestito, anche lui ci sta come pischello. Poi dopo lo cambieremo l'anno prossimo. Savelli a destra, a 29 anni ed è un 70. A sinistra c'è un 69. Quindi io direi di prendere prima il terzino sinistro e poi vediamo quanti soldi ci avanzano per cambiare magari anche un altro del nostro, della nostra difesa. Ho individuato il nostro terzino. È un giocatore molto molto interessante che abbiamo già avuto più e più volte. Però in questa serie, signori, non c'è l'obbligo di prendere giocatori che non prendiamo mai, anzi, possiamo, dobbiamo fare la squadra migliore possibile per far crescere il più possibile il nostro Retegui, che deve diventare praticamente l'attaccante più forte del mondo. Questo è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda questo terzino, mettiamo sempre il nostro portiere come contropartita. Vediamo che cosa ci dicono, che vogliono 5 milioni e 4. Allora passiamo di 4 milioni più la clausola al 25%, quindi aumentata di 2. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 5 e 3 più clausola. Va bene, accettiamo, accettiamo, li accontentiamo. Voglio fare un'ultima mossa disperata. Questa è proprio la mossa della disperazione, perché c'è un certo Samir Handanovic che ha 38 anni, è un 82, il contratto di scadenza e vale 1 milione. Effettivamente il nostro portiere è in prestito, quindi c'è anche il rischio di rimanere senza portiere, e questo ovviamente non ce lo possiamo permettere. Offro 1 milione per prendere Handanovic. Che cosa ci dicono? Che ovviamente l'affare si fa. Handanovic è un nuovo giocatore del Genoa, e questo, signori, è anche l'ultimo colpo del nostro calciomercato. Ho dimenticato una cosa clamorosa: il giovane dell'Armavera. Come ho fatto a dimenticarlo, raga? Come ho fatto a dimenticare il pischello dell'Armavera? Non ci ho pensato proprio, porca di quella miseria, non ci ho pensato. È Bernardi, è un 60, che fa l'upgrade e diventa punta, ma lì davanti abbiamo già un giocatore, quindi purtroppo non posso usarlo. Cioè, possiamo mandarlo in prestito oppure possiamo metterlo a sinistra, però anche qui siamo coperti. Comunque diventa un 68, non è fortissimo questa volta, siamo stati abbastanza sfortunati. Comunque a sinistra mettiamo il nostro Nets, e questa qui è la squadra titolare, una squadra veramente molto molto importante. Tra l'altro avete visto che sono già stanchi, perché sto avanzando nel calendario per completare l'obiettivo, e mi sa che l'ho completato. Perfetto. Tra l'altro vi faccio vedere anche una cosa molto curiosa: lungo termine vince il campionato di Serie A in 4 stagioni. Entro 4 stagioni bisogna vincere il campionato. Ok, con priorità massima. Mi piace, sono fiduciosi, quindi speriamo, speriamo di farcela, perché se non vinciamo il campionato entro 4 anni mi sa che veniamo fatti fuori. Questa che comunque è la squadretta. Non ci resta a questo punto che simulare. Abbiamo anche giocato le prime partite, abbiamo pareggiato 2-2 con il Napoli, abbiamo vinto con il Sassuolo, perso con la Roma 2-0, però abbiamo vinto con la Salernitana e pareggiato 2-2 con il Frosinone, quindi comunque un inizio niente male. Non ci resta a questo punto che avanzare. Ci vediamo direttamente alla fine del mese di maggio per tirare le somme e per vedere il nostro Retegui come ha performato. Vinciamo anche con il Monza nel frattempo. Come ha performato Retegui e come è cresciuto. Ultime 3 partite del mese di maggio, alti e bassi, con il Verona vinciamo 4-2, molto bene. Abbiamo alternato grandi partite a partite veramente pessime. Perfetto, cioè quest'ultimo mese rispecchia un po' la nostra stagione. Vinciamo con il Verona, pareggiamo con il Frosinone, perdiamo 2-1 contro la Salernitana. Alti e bassi. Guardiamo subito la barretta, perché è verde, quindi forse non siamo in Serie B. Quindi l'obiettivo minimo l'abbiamo raggiunto. Ecco, mettiamola in questo modo. Vediamo subito la classifica, perché siamo arrivati decimi a metà classifica, con un punto di distacco dal Sassuolo, un punto dall'Atalanta. Vediamo quanto è distante la zona, no, la zona Europa League è distante, però il settimo posto è Conference, giusto? Abbiamo perso praticamente la Conference nelle ultime 2 partite, non riuscendo a vincerle. Vabbè, forse è meglio così, perché non abbiamo ancora la rosa pronta e soprattutto ampia per giocare 3 competizioni. Quindi a me mi sta bene così. Chi ha vinto il campionato? Il Napoli con 77 punti. Una soglia scudetto veramente molto molto bassa, con tantissime squadre tutte lì in pochi punti. Addirittura la Juventus con 5 punti in più prendeva il Napoli. Incredibile. Per quanto riguarda invece la formazione, bene, bene Retegui, ragazzi. Molto bene Retegui.
82, cresciuto tantissimo. Anche il nostro esterno qui di 78, Johnson 82. Il centrocampo è, insomma, mi aspettavo una crescita più importante di Medina e del nostro Insuccio. In difesa Dragusin 74, poi lo perdiamo. Andanovic 78, è crollato ragazzi, è crollato a sinistra. Nez anche lui poteva crescere di più, cavolo. Gli ho messo pure il baghettino. Non sempre funziona il baghettino. A destra mi sa che ha giocato questo qui. Ah ok, c'era lui a destra, quindi ok, meglio. Non l'avevo visto, però anche se non li vedo non vi preoccupate, che i giocatori giocano lo stesso. Allora andiamo subito a vedere le statistiche, perché voglio vedere quanti gol ha fatto Retegui. Per essere cresciuto così tanto vuol dire che ha fatto una grandissima stagione. 19 gol per l'esterno, 12 gol per l'esterno, per l'altro esterno 12 gol per Retegui. E insomma, Retegui, insomma, hai fatto più 5, Johnson più 7, quest'altro più 4. Retegui, però tu sei la punta, devi fare qualche gollettino in più. Grandissimo Gudmundsson, mamma mia, e chi lo cambia più? Adesso avanziamo nel calendario, guardiamo il budget e ovviamente l'attacco e il centrocampo non li tocchiamo almeno per altri 2 anni. Bisogna investire tanto nel reparto difensivo. Ci serve un grande portiere. Perdiamo Dragusin, quindi un grande portiere, un grande difensore centrale. Poi bisogna vedere se prendere un altro difensore centrale, perché Vasquez è giovane, sì, ma non ha un potenziale incredibile. E anche il terzino destro prima o poi va cambiato, ecco. Comunque sono soddisfatto di questa prima stagione. Qualche gollettino in più forse Retegui lo poteva fare, però avrà ancora tanti anni per dimostrare il suo valore. Avanziamo e ci vediamo direttamente con la seconda stagione, il budget e il mercato. Siamo arrivati, seconda stagione appena iniziata, budget di 41 milioni. Allora, purtroppo non riusciamo a fare due colpi, due grandi colpi, ecco, volevo dire. Quindi che cosa facciamo? Ho pensato di prendere un altro portiere vecchio, che almeno ci consente di mettere un cerotto in quella posizione. Keylor Navas dovrebbe essere un portiere in scadenza, perché era in prestito a Nottingham Forest, se non erro, è tornato al PSG e adesso è in scadenza. Perfetto ragazzi, perfetto, perfetto. È un 85, a 36 anni, dovrebbe calare, però comunque dovrebbe fare bene anche in questa stagione. Provo con 2 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono questi qui del PSG. 2 milioni e 1, sono un po' tirchi signori, sono in bancarotta. Dai, va bene così, va bene così, li accontentiamo, paghiamo 2 milioni e 150 mila euro e ci portiamo a casa Keylor Navas. Adesso tutto il budget lo investiamo per prendere un grande difensore centrale. Voglio andare su un giocatore che di solito non si prende mai, Nicolò Casale. Ha 25 anni, è italiano, gioca nella Lazio, conosce il nostro campionato e ha un grande potenziale. Non so se riesco a prenderlo, perché effettivamente costa abbastanza. Metto Cozzella come contropartita, vogliono 38 milioni, quindi non riusciamo a prenderlo. Però possiamo mettere come contropartita qualcuno. Siamo pieni di attaccanti, posso metterci magari Callon, che vale 4 milioni, e posso quindi calare a 30 milioni, quindi più Callon più clausola del 25%. È sempre difficile trattare con lo tirchio, che infatti rifiuta la contropartita, porca di quella miseria. Come esterno non posso mettere nessuno, come centrocampista idem, come difensore centrale idem, non c'è nessuno, come terzino non c'è nessuno, c'è questo, però è comunque una riserva importante, però si è messi bene in panchina, quindi posso mettere questo qui come contropartita, posso calare quindi ancora a 30, magari fare 31, mettere una clausola del 25% e vedere se Lotirchio accetta. Accetta, bravo Lotirchio, bravo, 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 bravo. Ci serviva Casale, abbiamo messo anche come contropartita un giocatore che sì, era importante per la panca, però si poteva sacrificare, e siamo riusciti quindi a completare il nostro calciomercato così. Sono riuscito a fare tutto e a completare anche gli obiettivi. Questa qui signori è la squadretta con Casale titolare 80 e Keylor Navas 84. Questa è la squadretta, quindi non ci resta che simulare. Ci vediamo direttamente alla fine per tirare le somme di questa seconda stagione del Genoa di Retegui. Ultime due partite della stagione, pareggiamo 2-2 con la Fiorentina dopo aver perso 3-2 con il Napoli, e l'ultima partita con la Roma la vinciamo 1-0. Signori, ripeto quello che ho detto alla fine della prima stagione, della prima simulata: alti e bassi, tante partite importanti vinte, tante partite importanti in cui l'avversario ci ha letteralmente spazzati via, come ad esempio il 3-0 subito contro la Juventus a marzo. Andiamo subito a vedere, tacchetta verde, barretta sempre verde, siamo arrivati quinti, ad un passo dalla Champions League, ad un passo dalla Champions, porca di quella miseria. Avremmo avuto anche un budget molto più importante per fare mercato con l'accesso alla Champions, ma dai, praticamente nell'ultima partita l'abbiamo persa, incredibile, incredibile, incredibile. Vince la Juventus con 97 punti e il Napoli che l'anno scorso ha vinto adesso si ritrova settimo a 68. Che cavolo è accaduto? Vediamo la squadra, Retegui 80
86. Si è fatto male Casale, adesso controlliamo anche l'entità del suo infortunio. 86 per Retegui, che sta diventando un attaccante straordinario. Johnson 86, Gunnarsson 82. Cresce lentamente rispetto a Retegui e a Johnson, perché non ha un grande potenziale come loro due, però secondo me in game sta rendendo bene. Dopo controlliamo le statistiche. Il centrocampo finalmente prende vita, tutti e tre hanno superato gli 80. Casale 80, Keylor Navas 83, Vázquez 87, Nets 80 e Efti 79. Andiamo subito a vedere le statistiche di questa seconda stagione. Retegui esploso, ragazzi, esploso Retegui alla seconda stagione, grande, 86, 25 anni, 26 gol in campionato. Johnson 20, Gunnarsson così e così, 13 gol. Comunque lo confermiamo, perché tutto il budget va investito per prendere un difensore centrale più forte. A proposito di difensore, vediamo l'entità dell'infortunio di Casale. 2 settimane, si è rotto il crociato, quindi è come se non avesse praticamente partecipato a questa stagione. Quante partite ha fatto? Solo 24. Peccato, raga, peccato, perché ovviamente il crociato ha anche distrutto la sua crescita, altrimenti sarebbe arrivato almeno a 82/83. Allora, facciamo una cosa, avanziamo, ci vediamo direttamente all'inizio della terza stagione, guardiamo il budget che abbiamo a disposizione e cerchiamo di migliorare la nostra squadra senza vendere nessuno, perché ora bisogna avere una squadra leggermente più ampia per far fronte all'Europa League. Vediamo subito il budget, perché abbiamo la bellezza di 78 milioni per migliorare questa squadra. Allora, Keylor Navas, secondo me un'altra stagione può farla. È un 83 a 37 anni, calerà tantissimo, un po' come ha fatto Andanovic all'inizio, però non abbiamo i soldi per prendere due grandi giocatori. Quindi io direi di prendere un difensore centrale forte, perché Vázquez è un 77 a 25 anni e non ha un grande potenziale come Casale. Poi con i soldi che ci rimangono rinnoviamo tutti quanti i contratti e vediamo se c'è la possibilità magari di prendere un altro portiere, sempre vecchio, però più forte di Keylor Navas. Questo è il piano per la terza stagione. L'ho individuato, voglio Luke Keba, giocatore straordinario, eccolo qua, Castello Lukeba. Anche il contratto in scadenza, tra l'altro, quindi una bella botta di fortuna. Mettiamo come contropartita il nostro portiere, che non vale praticamente niente, Cozzella, 300.000 euro, vogliono 26 milioni. Attenzione, perché a questo punto ci sono i presupposti anche per prendere un portiere più forte. Provo con, no, 20 è un po' poco, provo con 22 più clausola del 25%, vediamo se si può chiudere questa trattativa. 25,3, affare fatto, signori, la chiudiamo così. Come secondo colpo, a questo punto, visto che il budget è molto importante, possiamo anche evitare di prendere un vecchio, ma andiamo su Carne Secchi, che attualmente gioca nel Villarreal. È una clausola rescissoria di 66 milioni, clausola che non possiamo pagare, ovviamente. Mettiamo come contropartita Cozzella, però non so se funziona il baghettino, portiere a volte non funziona e invece questa volta funziona. Allora facciamo così, mettiamo come contropartita Keylor Navas, che vale 8 milioni, e così in teoria riusciamo a calare a 32 più clausola del 25%. Se riusciamo a chiudere questa trattativa con Carne Secchi, siamo praticamente a posto per tutta quanta la carriera. E infatti ce l'abbiamo fatta, bene con Keylor Navas, che va al Villarreal. Ho fatto tutto, eccolo qui signori, Lukeba è un 80, Carne Secchi un 81. Ho fatto anche tutti quanti gli obiettivi, ho controllato i piani di crescita, clausole rescissorie, ho rinnovato praticamente tutti, anche quelli che erano tristi perché volevano più soldi. Siamo rimasti con 1 milione, non possiamo fare più niente, quindi non ci resta che simulare e vedere questa squadra che cosa riesce a fare al suo primo anno in Europa, perché giocheremo l'Europa League, visto che l'anno scorso siamo arrivati quinti. Andiamo, finale di Europa League contro il Tottenham. Attenzione signori, perché qui si scrive la storia. Fatto fuori l'Ajax in semifinale, perdiamo con il Pisa per vincere la finale. Sì. Come cavolo abbiamo fatto a perdere col Pisa? 2-1 ragazzi, 2-1 in finale di Europa League contro il Tottenham. Mamma mia, che stagione ragazzi. Fatto fuori anche l'Arsenal, battuto il Napoli, battuta la Fiorentina, pareggio con la Juventus, battuta, guardate lì come il destino ha voluto questo risultato. Abbiamo battuto la Real Sociedad dai rigori a marzo. Incredibile signori, incredibile. Andiamo subito a vedere il campionato, perché siamo arrivati, oddio, dove siamo? Quarti con 73 punti. Attenzione, perché l'anno prossimo sarà il quarto e avete visto che la società ci ha chiesto la vittoria dello scudetto entro 4 stagioni. Intanto l'Atalanta ha vinto l'Atalanta, raga, dai. Prima la Juventus ha fatto 97, vabbè, ma è clamoroso ragazzi, cioè la Juventus non
scorso ha fatto 97 punti, ora ne fa 54. Ma com'è possibile? La metà dei punti, ma com'è possibile? Vabbè, comunque, guardiamo la formazione, perché Retegui è un 88. Mamma mia, ragazzi, come sta crescendo questo pischello. 88 per Retegui. Il centrocampo continua a far fatica, Non riescono a crescere benissimo. Anche Casale, che si è fatto male di nuovo. È 81, ha fatto solo più 1. Lucheva ha fatto più 2. Efti 81, Nez 82 e Carnesecchi 85. Se non erro era un 81. Bene, dai, la squadra comunque in generale è cresciuta abbastanza bene. Guardiamo le statistiche, perché il capocannoniere è Johnson. 24 gol, Retegui 20. Ne ha fatti 15 in Serie A. Peccato, perché l'anno scorso in Serie A ne aveva fatti tipo 26, una cosa del genere. Molto bene anche Gudmundsson, che si riprende. Nella seconda stagione ha avuto un attimo di pausa, ora ha ripreso a segnare e a performare bene. Ok, dai, sono contento. Sono molto 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 contento. Siamo riusciti a vincere l'Europa League, siamo riusciti a strappare il quarto posto in campionato. Adesso ci manca solo il campionato, anche perché secondo me, se non lo vinciamo, veniamo esonerati. Simuliamo, signori, simuliamo anche l'ultimo mese e ci vediamo all'inizio della quarta stagione e giocheremo per la prima volta la Champions League. Guardiamo subito il budget che abbiamo a disposizione: 103 milioni per migliorare questa squadra. Allora, bisogna prendere un difensore centrale. Il punto debole in realtà potrebbe essere anche il terzino, potrebbe essere anche il centrocampista centrale, però voglio qualcosina in più in difesa. E voglio andare su un pischello che, se non erro, anche il contratto in scadenza. È Timber, signori, Timber dell'Ajax. Eccolo qui, gioca nel Barcellona, è un 84, non ha il contratto in scadenza, costa 51 milioni, ha un valore di 51 milioni e forse a questo punto possiamo anche fare due colpi e magari cambiare anche il terzino. Facciamo così, trattiamo con il Barcellona e vediamo un po' che cosa ci dicono. Non voglio mettere nessuna contropartita, vediamo se sono messo bene. Sono messo bene però, perché ho Bigliaccio, che è un 72 come quarto centrale, Vasquez come panchinaro. Possiamo a questo punto mettere Casale come contropartita, che non è cresciuto o forse non si è ripreso mai dal crociato rotto, e mettiamo la bellezza di 30 milioni per arrivare più o meno a 50-54. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 41 più clausola del 10%. Proviamo a questo punto con 36 più clausola del 10%. Che cosa ci dicono? Che l'affare si fa molto bene. A questo punto abbiamo i soldi per cambiare anche Efti, il nostro terzino destro. Ho individuato un terzino sinistro, ho individuato il terzino sinistro per eccellenza, Fabiano Parisi, giocatore molto molto importante, che ha un valore di 53 milioni. Forse non riusciamo a prenderlo perché abbiamo 62, però possiamo mettere come contropartita del nostro Efti, che ne vale 28. Mamma mia, ragazzi, come è cresciuto, cavolo, il nostro pischellino. Provo con 25 milioni, quindi per arrivare più o meno intorno ai 53. E cosa ci dicono? Che ne vogliono 48, alla faccia del caciocavallo. Provo allora a questo punto con 40 più clausola del 25% più mia nonna come contropartita, e la nonna non riesce a chiudere la trattativa, ragazzi. Questo è un brutto segno, vuol dire che bisogna accettare subito. Se la nonna non funziona, non bisogna dire niente. Accettiamo, non guardiamo neanche le cifre. Firmiamo in bianco l'assegno e va bene così. Tra l'altro abbiamo la finale di Supercoppa con il Marsiglia, signori. Ma che cavolo sta accadendo in questa carriera? Cosa facciamo? Vinciamo 4-3 calci di rigori. Sì, cioè il Marsiglia ha vinto la Champions League. Ma per cosa? What? 4-1 comunque con la Sampdoria. Sto avanzando perché sto aspettando l'osservatore delle giovanili per completare un obiettivo, e nel frattempo così possiamo vedere anche i risultati che facciamo in campionato. Tra l'altro nel girone di Champions League abbiamo beccato il Marsiglia di nuovo il Marsiglia. 2-1 con il Monza, però porca di cata miseria, con il Marsiglia pareggiamo 2-2. Siamo arrivati al 19, ci possiamo fermare, devo fare io un attimo gli obiettivi. Tutto fatto, ci sono riuscito. Questa qui quindi, signori, è la squadretta, con a destra ovviamente Nez, perché ho trasformato Nez a destra e ho messo poi a sinistra Parisi. Questa è la squadretta, signori. Sono contento, sono soddisfatto. Intanto Johnson è arrivato a 91, mamma mia, e Retegui 89. Assurdo. Speriamo di non essere esonerati, perché vi ricordo che l'obiettivo è quello di vincere il campionato. Ce lo stanno chiedendo praticamente da 4 anni e quindi mi sa che dobbiamo vincerlo per forza. Non siamo partiti bene, perdendo con il Monza. Abbiamo vinto adesso 4-0 con il Bologna. Vediamo cosa facciamo con l'Udinese, 2-1. L'ultima partita che vediamo insieme è con il Cagliari, perdiamo 2-1. Ci vediamo direttamente alla fine. Sfortunatissimi in Champions League. Attenzione, forse ho parlato troppo presto. 1-1 con il Manchester City. Stavo dicendo sfortunatissimi, becchiamo il City agli ottavi. Però 1-1, battiamo il Milan 3-2 contro la Fiorentina in trasferta. Perdiamo 2-1 con il Manchester City. Perdiamo 4-2, eliminati. Dai, speriamo di non essere esonerati. Dai, cavolo. Non possiamo essere esonerati così. Adesso abbiamo solo il campionato, dobbiamo vincere tutte le partite. Stiamo perdendo però punti importanti. Abbiamo perso pure con l'Udinese 1-0.
0. Vinciamo con la Roma, vinciamo con la Salernitana. Adesso c'è la partita in trasferta contro la Lazio, che perdiamo 2-1. Ma questo non è un cammino da scudetto. Perdiamo 2-1 pure con l'Empoli. Signori, mi sa che il video finisce qua. 2-0 con la Sampdoria, bene. Ultime due partite molto facili con il Lecce, 2-0. Chiudiamo in casa davanti ai nostri tifosi contro lo Spezia con un pareggio, 1-1. Mamma mia, barretta arancione. Siamo salvi per miracolo. Siamo arrivati secondi. Non ci credo per poco, per pochissimo. 76 punti per il Genoa, 80 punti per la Juventus. Per pochissimo. Questa qui è la squadra. Si è fatto male Johnson. No, che peccato. Ecco perché abbiamo fatto male. A sinistra è il meno 2 Gundmanson. Chi mi ha giocato? Intanto c'è Bernardi, questo giovane della Primavera, che ve l'ho fatto vedere all'inizio. Ma forse si è fatto male Gundmanson. Cioè, si è fatto male anche lui. Che sfortuna. La squadra comunque è messa abbastanza bene. Correttegui, che ha fatto solo più 1, era un 89 e cresciuto anche lui di poco. Che peccato. Vediamo un attimo la classifica dei capocannonieri. 33 reti, bravo, bravo, bravo. 33 reti per Reteghi, 27 anni, 90. Adesso inizia a crescere lentamente. Johnson si è fatto male, ha giocato solo 33 partite. Gundmanson ne ha giocate 36. Sì, secondo me si sono fatti male in momenti differenti. Molto bene anche Parisi, che ha fatto 7 gol da terzino sinistro. Ok, dai, diciamo che va bene così. Non siamo stati esonerati e quindi questa è una cosa positiva. Non me l'aspettavo. Abbiamo comunque raggiunto la Champions League di nuovo per il secondo anno consecutivo. Siamo stati sfortunatissimi in Champions agli ottavi, beccando il Manchester City. Peccato solo per lo scudetto perso, perché bastava vincere contro l'Empoli e vincere contro lo Spezia, due partite assolutamente alla nostra portata, e sarebbe solo scudetto. Niente da fare, simuliamo e ci vediamo quindi all'inizio della quinta stagione. Andiamo subito a vedere il budget, perché abbiamo 146 milioni per migliorare questa squadra. Allora, prima non ho visto l'entità dell'infortunio di Johnson. Andiamo subito a controllare. 2 mesi crociato rotto, porca di quella miseria. Comunque dovrebbe ritornare proprio per l'inizio della quinta stagione. Tra l'altro è anche molto triste perché vuole più soldi. Ammazza, ammazza che rinnovo di contratto. Facciamo 2,55, no, vuole 2,90. Va bene così. Per quanto riguarda la formazione, allora voglio fare un super grande colpo. Solo uno, perché i terzini mi piacciono. A centrocampo Medina non sta crescendo bene, quindi voglio mettere Medina in panchina e prendere un centrocampista centrale più forte. Con 140 milioni possiamo 137, anzi, possiamo prendere un centrocampista straordinario. Voglio vedere se la Juventus ha qualche centrocampista forte, perché la Juventus ha vinto il campionato, comunque è una squadra con cui lottiamo, no, per vincere il campionato. Vediamo se effettivamente riusciamo ad indebolirli andando a prendere il loro centrocampista centrale più forte. Chi hanno? Hanno Guendouzi, che è un 85, Jorginho, Toni Kroos, Palacios, che è un 85, e insomma, per me ci sono i pregi anche Koné, che è molto forte. Koné è veramente interessante. Koné è un 86 a 75 di valore, 75 milioni di valore. Però abbiamo i soldi per prendere un centrocampista più forte. Allora, vediamo se i top sono in scadenza. Pedri ha 23 anni, vale 169, uno dei migliori al mondo e gioca nell'Arsenal. Bellingham, dove sta? Eccolo qui. Bellingham, 23 anni, gioca nel PSG, scadenza! In scadenza Bellingham, signori. In scadenza Bellingham, dobbiamo per forza prenderlo. Però non ce la facciamo e quindi mi sa che devo mettere come contropartita Medina. Lo so, mi dispiace, siamo un po' scarsi a centrocampo. C'è un 73, un 74, sarebbe stato importante avere Medina in panchina, però signori, non si può, cioè non possiamo non prendere Bellingham in scadenza, ecco. Provo con 110 milioni, quindi più clausola del 25% più Medina come contropartita. Vediamo che cosa ci dicono, che l'affare si fa, e quindi facciamo un super upgrade. Tutto fatto, non ci resta che mettere Bellingham, eccolo qui, è un 91, ho completato anche tutti quanti gli obiettivi. Mi sono messo qui con il turbantello, ci ho messo 45 minuti, però sono riuscito a fare tutto. Guardate, tutti gli obiettivi completati. Molto bene, a questo punto quindi non ci resta che simulare secondo anno in Champions League. Speriamo di vincerla, anche perché l'obiettivo è di arrivare in semifinale. Quindi già che ci siamo, vinciamola a sto punto, no? Andiamo avanti, simuliamo tutta la stagione e vediamo quello che riusciamo a fare. Eliminati agli ottavi dal Siviglia. Dai però, dobbiamo far di più, ragazzi.
In Champions League dobbiamo far di più, perché non è ammissibile come cosa. La squadra c'è. Posso capire un'eliminazione come l'anno scorso contro il Manchester City. Ci sta, sono più forti, siamo stati sfortunati. Ma con il Siviglia non possiamo andare fuori agli ottavi. Comunque in campionato abbiamo fatto veramente un ottimo percorso. Abbiamo anche la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Con la Lazio vinciamo 2-0, vinciamo pure con il Monza. La finale la vinciamo 3-1. La squadra è veramente competitiva. 2-0 con il Verona. E poi chiudiamo la stagione in trasferta a San Siro con una bella vittoria 2-1. Bene, 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 bene. Peccato solo per quella Champions League, perché secondo me abbiamo vinto il campionato. Andiamo subito a controllare. Primi con 92 punti. Sì, sì. Bene, allora, primo traguardo raggiunto con Retegui, che è un 91. Questa è la squadretta. Siamo veramente forti. Quel Gudmundsson è arrivato a 90. È un pazzo furioso quel Gudmundsson. Porca miseria, mi piace. Bisogna migliorare solo un po' in difesa. Parisi sta crescendo benissimo. Nez, nonostante il baghettino del cambio ruolo, non riesce a performare. A centrocampo c'è Frendrup, che ha 26 ed è un 84. Poi in difesa Timber è un 86, Lukeba è un 85. Sto cercando di capire dove fare il colpo nella prossima stagione. Guardiamo un attimo le statistiche, perché il capocannoniere è Retegui con 26 reti e 5 assist. Bene, non perdiamo tempo, signori, perché questo video non lo voglio dividere in due parti, voglio fare una parte unica. Quindi non perdiamo tempo, avanziamo, ci vediamo direttamente all'inizio della sesta stagione. Cerchiamo di vincere questa Champions League e poi possiamo finire il progetto con il Genoa. Budget molto importante, 161 milioni per migliorare questa squadretta. Voglio prendere un difensore centrale, visto che il budget è molto molto elevato. Possiamo andare sul più forte in assoluto, comunque uno tra i più forti. Voglio provare infatti a strappare Ruben Dias al Manchester City, se gioca attualmente al City. Ha 30 anni, 107 di valore, 91. Allora, secondo me non facciamo altre 3-4 stagioni, quindi possiamo anche tralasciare il fatto che questo giocatore abbia 30 anni. Non metto nessuna contropartita, provo con 110. Che cosa ci dicono? Che ne vogliono 164. Certo, sì, come no, Pep, come no. 130 milioni più clausola del 25%. Vediamo che cosa ci dicono, che l'affare si fa molto 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 bene. Super colpo, signori, per portare a casa la Champions League. Ho controllato anche tutti quanti gli obiettivi, contratti scadenza, clausole rescissorie, eccetera eccetera eccetera, piani di crescita. Ho fatto tutto, quindi possiamo simulare. Occhio, perché l'obiettivo è vinci il campionato, vinci la Coppa Italia, vinci la Champions League. Quindi se falliamo questa stagione, molto probabilmente verremo esonerati. Sono usciti i sorteggi degli ottavi di Champions e becchiamo il Porto, signori. Il Porto, una squadra che dobbiamo assolutamente battere. Finisce 1-1 la partita di andata. Battiamo anche l'Inter, il Verona, il Venezia. Con la Roma invece in trasferta perdiamo 2-1. A noi interessa però la partita di ritorno con il Porto, che perdiamo 4-3. Niente, ragazzi, questa squadra in Champions League non ce la fa. Esonerati. Ma porca miseria. Niente, meritato, ragazzi, meritato. L'esonero è meritato. Questa volta dobbiamo essere sinceri. L'esonero è meritato, perché una squadra così forte non può non andare avanti in Champions League con il Porto. L'anno scorso siamo stati perdonati, perché non siamo riusciti a passare il turno con una squadra molto debole e ce l'hanno fatta passare. Ma adesso, signori, con il Porto di nuovo non riusciamo a fare bene. Facciamo così: tiriamo dritto fino a maggio per vedere, giusto così per curiosità, la posizione del Genoa in campionato, e poi guardiamo Retegui fin dove è arrivato. Con il Venezia stiamo facendo faville qui, tutte sconfitte, esonerati pure col Venezia un altro po'. Andiamo su, ultimi con 16 punti, vamos. Allora, vediamo subito la classifica per curiosità, perché il Genoa è arrivato, primo di nuovo, primo con 93 punti. Evidentemente però una squadra del genere non deve arrivare prima in campionato, deve sì arrivare prima, però questo ormai è come se fosse scontato. L'obiettivo era quello di vincere la Champions League. Bella questa squadra, messa anche bene in campo. Andiamo, signori, a vedere Retegui, perché adesso a 29 anni è un 92 ed è uno dei migliori al mondo. Questo, signore, è quello che siamo riusciti a fare con Retegui. L'abbiamo portato fino al 92. Secondo me i 93/94 si potevano raggiungere,
però lui ha già 29 anni. Sì, può crescere ancora, ci sono calciatori che crescono anche a 30, 31, 32 anni, però comunque siamo vicini al suo limite massimo. Che cosa ne pensate di questa crescita? Che cosa ne pensate della squadra che abbiamo costruito? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, la Supercoppa Europea, due campionati di Serie A, o tre, no, mi sembra due, non mi ricordo. Però non siamo mai andati oltre gli ottavi di Champions League. Ah, e abbiamo vinto anche l'Europa League. Bello però, abbiamo fatto un bel percorso. Abbiamo vinto tutti i trofei possibili tranne la Champions League. Io vi saluto e vi ringrazio qui dal Genoa di Matteo Retieghi, è tutto. Ci vediamo domani. Bella!